Sul palco il presidente Mauro Masi. Perché una delle novità di Banca del Prucino, di questo partenariato, è questo premio che viene dato, che si cinge turismo e innovazione. Infatti buonasera, può stare qui con me, perfetto, meraviglioso. E che va a due imprenditori siciliani, le motivazioni adesso le leggeremo insieme, che hanno anche un bel rapporto e un grande legame con l'isola di Salina. E chiamo anche loro qui sul palco con noi, sono Luciano Basile e Dario Mirri. Questo è un nuovo investimento che avete deciso di fare su un festival che è un festival importante e che ha bisogno però di un sostegno continuo, a maggior ragione in questa fase. Si sente? Sì. In fase di presentazione di questa bella manifestazione alla conferenza stampa ho avuto modo di intervenire a nome mio personale e a nome della banca e di tutti della banca per dare il segnale della nostra profonda convinzione nel sostenere non soltanto per un fatto civile la cultura, ma anche per un fatto di rilancio del nostro paese, rilancio in generale, rilancio economico, rilancio di sistema, in particolare in questo momento in cui bisogna ripartire. La banca del Fucino, prima Banca Egea, ora Banca del Fucino, è stata capace, questo lo hanno segnalato un po' i media di tutto il mondo, di nel momento del più alto picco della pandemia, del lockdown, noi abbiamo dato il segnale di essere main sponsor dell'Opera di Roma e lo volevamo dare proprio il segnale di ripartenza e il segnale con quanto noi siamo convinti che sostenendo la cultura facciamo un nostro dovere civile, ma facciamo anche un nostro dovere, come dire, d'ufficio, perché sostenere la cultura in Italia significa sostenere il sistema e sostenere anche il sistema economico. Esattamente. Allora, il Premio Sicilia Turismo e Innovazione a Luciano Basile, per aver saputo unire le doti imprenditoriali ben testimoniate dalla crescita del gruppo Basile sotto la sua direzione, con un'attenzione al territorio e alla vocazione turistica della Sicilia declinata in termini fortemente innovativi. Complimenti. Grazie alla Banca del Fucino, al presidente Masi, al direttore generale Maiolini di questo bel premio che mi onora in quanto siciliano, mi dà motivazione di fare sempre di più per la nostra terra e in questa splendida isola italiana di cui siamo tutti quanti innamorati qua. Grazie. L'altro premio Sicilia Turismo e Innovazione a Dario Mirri per la determinazione con cui integra sempre in ogni progetto sviluppato spirito imprenditoriale e passione emotiva, con il costante obiettivo di generare valore comune per il territorio siciliano, valorizzando le eccellenze locali e scommettendo sull'orgoglio di un'intera comunità di persone. Complimenti anche a lei, dottor Mirri. Grazie. Grazie. Il microfono ce l'ha, quindi per sì. Dirlo. Grazie Presidente, grazie Direttore Maiolini, è veramente un grande orgoglio, ecco, poter in qualche modo rappresentare tutta la Sicilia, perché alle spalle di imprenditori ci sono tanti siciliani che lavorano e che vogliono ripartire, quindi è un premio che va a tutta la Sicilia, non certo a me. Grazie. E allora portiamolo questo premio qui, così lo consegniamo. Allora. Questa bella opera d'arte, dottor Basile, dottor Mirri.